Oggi abbiamo intitolato a Giuseppe Insalaco questo presidio sanitario veterinario, facendo anche qui memoria di una tragedia che è ancora in corso. Giuseppe Insalaco è stato una delle vittime di questa tragedia. Abbiamo dedicato questo presidio sanitario veterinario a Giuseppe Insalaco, che amava gli animali e che ha emesso un'ordinanza di tutela del randagismo, che ha finito sostanzialmente per anticipare di molti anni la legislazione nazionale. Si sono finalmente conclusi i lavori di ristrutturazione e ampliamento del presidio sanitario veterinario. Questa mattina intitoleremo il plesso all'ex sindaco Giuseppe Insalaco, che durante il suo mandato si è distinto per provvedimenti concreti a beneficio del benessere degli animali, e finalmente fra pochissimi giorni potranno iniziare le attività di sterilizzazione e microcippatura portata avanti dall'amministrazione comunale in sinergia con l'ASP. È un momento importante con il quale l'amministrazione vuole ribadire la grande attenzione, il grande impegno sia in termini economici ma anche di risorse umane nella lotta al contrasto al randagismo, nell'azione politica a beneficio dei nostri animali, e naturalmente tutto questo in sinergia sia con gli enti preposti come l'ASP, sia con le associazioni di animaliste che in sinergia con l'amministrazione si occupano e si preoccupano quotidianamente del benessere dei nostri animali.